Capitano, mister Padalino davanti alle telecamere ha detto i ragazzi sono particolarmente delusi anche perché non sanno più che cosa si prova quando si perde. È chiaro che una sconfitta l'abbiamo provata un po' di tempo fa, quindi prenderla pure in casa sotto questa bellissima cornice, sotto i nostri tifosi, insomma, e poi soprattutto al 40esimo del secondo tempo fa molto male. Però, come dicevo, siamo un gruppo importante, siamo un gruppo che ne ha passate di difficoltà, quindi siamo sempre venuti fuori alla grande. Io sono convinto che questo gruppo ne uscirà ancora meglio. Paradossalmente il secondo è arrivato nel momento migliore del Foggia. Semmai se fosse stato avanti il Messina nel primo tempo, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire. Un gol nel finale vi lascia l'amaro in bocca. Sì, assolutamente sì. Il nostro momento migliore, li stavamo comunque schiacciando anche con un palleggio. Siamo arrivati al tiro in porta con lo Iacono un paio di volte, la punizione al limite dell'area con un paio di cross di Cavallaro. È chiaro che il nostro momento migliore, prendere gol, fa molto male, però abbiamo rialzato subito la testa, ci abbiamo provato fino alla fine, perché ce lo meritiamo noi, perché ce lo meritano tutti, quindi questo va a loro, la corsa fino alla fine va sempre a loro, perché loro fino alla fine ci hanno sostenuto, anche a fine partita i nostri tifosi ci hanno regalato un applauso che a noi fa particolarmente piacere. Nel finale, soprattutto con la punizione, però anche nel primo tempo e con altre conclusioni, oggi ci provavi spesso a segnare? È chiaro che ci provo non tanto per me, come dicevo, ma per il bene della squadra. Oggi è stato molto bravo anche il portiere sulla punizione. Ho voluto piazzarla lì sul primo palo perché ero troppo vicino per girarla sopra la barriera, quindi il portiere, non facendo il passo, se l'è trovata. È stato molto bravo, dai, io ci provo, mi auguro che fino alla fine qualcosa possa regalarlo. Il capitano, che voto si dà e che voto dà al Foggia di oggi? Al Foggia non benissimo il primo tempo, quindi un'insufficienza il primo tempo, però molto bene a mio avviso il secondo tempo. Siamo usciti con un piglio diverso, loro sicuramente erano un po' calati, però siamo venuti alla grande noi, quindi mi auguro che possiamo ripartire dalla prossima partita con il nostro secondo tempo, con la voglia di fare subito bene.